Siamo? No ragazzi, siamo? No ragazzi, intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mars e siamo a Football Manager 2019. Allora, ho fatto un po' di assenza a queste live perché l'ho detto anche del gameplay di Satisfaction. Sono stato un bel po' con l'influenza, ho ancora un po' di raffreddore, baratosse, ma diciamo che fare una live di 3 ore non era facile. Comunque oggi la facciamo, se no già passata credo una settimana, che troppo. Allora, intanto sono andato avanti un pochino off camera anche con il Verona, vediamo un po' le competizioni. Siamo secondi e eravamo secondi anche l'altra volta. Il problema solito è che il Perugia sta andando come una bomba perché ha una vittoria in più di noi, però pochissime sconfitte, ne ha solamente una, noi ne abbiamo 3, e ha pareggiato una volta di più, quindi ha vinto una volta di più di noi e ha pareggiato una volta in più di noi, sta a 36, noi a 32, non si sarebbe neanche tanto lontani, solamente che se continua a vincere così un po' un casino. Noi abbiamo appena fatto una partita, quella precedente, contro il Perugia, vediamo un po' se la becchiamo. Eccola qua, l'abbiamo fatta il 16 e abbiamo pareggiato. Siccome il Perugia lo ritengo, ha giocato in effetti meglio di noi, quindi lo ritengo meglio, una squadra migliore della nostra, abbiamo pareggiato. Nel primo tempo ha fatto un gol lui, nel secondo l'abbiamo fatto noi, quindi secondo me è andata abbastanza bene. Adesso dovremmo avere il Livorno, che dovrebbe essere abbastanza facile perché comunque è sedicesima, 4 solamente vinte su 17 partite, quindi insomma mi sembra che possa andare abbastanza tranquilla. La problematica, dicevo, che dov'è qua, che praticamente siamo tutti vicini, perché la Cittadella, che anche lei ha 10 vittorie, però ha al doppio delle sconfitte nostre, è a 31 punti nonostante ci abbia 6 sconfitte, però ha fatto un pareggio solo, sta a 31. La Cremonese sta a 31 pure lei. Il Benevento, diciamo, forse non penso non ci recuperi più, a meno che non succeda l'incredibile, però più che altro sono queste 3 squadre che un po' mi preoccupano, perché siamo tutti lì. Il Benevento 7 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte, e noi cosa ci abbiamo fatto col Benevento? 2-1, ci abbiamo vinto? No, ci abbiamo perso addirittura. Beh, però credo non, magari è stato un giorno così di sfiga. Quindi adesso noi andiamo avanti, aspettiamo la partita del Livorno che dovrebbe essere a breve. Essendo onesto, ha preso alcuni esperti, ammettendo sportivamente che il Verona ha pienamente meritato il gol del finale contro la sua squadra. Ha qualche pensiero a riguardo? Non mi aspettavo altro da Alessandro, una delle persone più oneste e squisite, vabbè, nel mondo del calcio. Scusate, nel mondo del calcio, mi sembra un po' troppo. Apprezzo la sua onestà e sono d'accordo col fatto che noi avremmo mirato a qualcosina in più. Ma va bene questo, dai. Tanto mi sembra che non influisca tanto. Noi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 giorni. Abbiamo 5 giorni di allenamento. Ok, analisi post partita, va bene, mi può anche non interessare. Il Livorno, vediamo un po', il 4-2. Il 4-2-1-2-1,
po' simile alla nostra, solamente che noi abbiamo il 4-1. Sì, è simile alla nostra, però noi abbiamo praticamente una posizione avanzata in più al centro. Invece che due arretrati ne abbiamo solamente uno. La squadra è forte nei contrasti. Ha impressionato contro la formazione 4-4-2 nel corso delle ultime due stagioni, creando una media di 8 occasioni in 90 minuti. Quindi noi non la usiamo. È debole nel cross e nel dribbling. Ma regola, noi dovremmo andarci senza proprio problemi scioltezza, perché se abbiamo problemi con anche con sta squadra. Benevento Crotone. Crotone mi sa che è in fondo, quindi Benevento vince. Dobbiamo purtroppo sperare, infatti, vinto il Benevento che sale. Però non ci dovrebbe dare fastidio questa cosa. Va bene, qui ho modificato un pochino le punizioni e la finalizzazione, che sono, secondo me, la squadra c'ha un po' di problematiche. Sui calci d'angolo e sulla finalizzazione. Allora, aggiornamento sul rischio infortuni Verona. Bianchetti, vabbè, tanto non gioca. Marrone e Ragusa non giocano, quindi anche se si fanno male chi se ne frega. Questo che cos'è? Il giocatore deve aver scelto nella squadra della settimana. Anderson. Va bene. Questo va bene, non mi interessa. Ma queste sono tutte le robe mondiali. Poi per il momento acquisti non ne ho fatti, ragazzi, perché non abbiamo soldi. Abbiamo 180.000 euro. Manco la pensione me ci pago questi soldi. Allora, che cosa dice? Balkovec si è allenato con la squadra oggi, dopo essere stato fuori per una distorsione con i legamenti. Sì, Menander sarà in under 20. Crotone assume Francesco Guidolin come allenatore, quindi ha anche cambiato allenatore. Che casino ci deve essere, ha saltato pure l'allenatore. Balkovec ha recuperato un infortunio, va bene. Ce l'abbiamo noi. Vabbè, ce l'abbiamo noi in prima squadra. Va bene, Livorno, analisi prepartita, centro 46%. Difficoltà contro... ma come? Difficoltà 4-4-2. Avevo capito che era una cosa, cioè che giocavano bene contro il 4-4-2. Vabbè, tanti non la cambio. Tengo la mia. Breda pensa di battere il Verona. Ok. Il pronostico è tutto per il Verona. Ragazzi, questa non si può perdere. Ma neanche pareggiare. Il pronostico, ok, tutto per il Verona. Il Verona ha le carte regole per battere il Livorno, che dovrebbe rivelarsi un facile incontro casalingo. Va bene. Si trova attualmente in seconda posizione, dietro il Perugia. Ok. Va bene, va bene. Ceretta ci crede, bravo. È stato convocato l'SNGV, è stato convocato per i preliminari. Spero che si innamori presto. Chi è questo? Dietro Fronato, Kakamoto, Barker di gol. Roberto Breda mi ha parlato molto bene te nel prepartita. Cosa pensi delle lori degli allenatori avversari? Che ti devo pensare? Giochetti psicologici, vabbè, no. Bello ricevere dei complimenti, spero solo di vincere in modo di riceverne altri. Ma che ti devo dire?
Traoré si allena sempre bene. Quindi, è sempre lui che si allena bene. E Pazzini, minchia, Pazzini, già non è che fai grandi cose, se poi ti alleni anche male, eh? Ma vediamo. Le punte solitamente non fanno mai un cavolo. Andrea 18, al momento non mi interessa, tanto non c'è niente di buono, vorrà trasferire in prima squadra, neanche dell'under 20. Ok, qui la finiamo in seconda. Ok, allora, chi è? Simone Marchesini, 16enne, distorsione al ginocchio, e vabbè, tanto ce n'ha di tempo. Poi ragazzi, oggi se ce la facciamo, facciamo anche la partita contro il Napoli, disastro, però me la voglio gustare, anche se perdere a Bianchetti non mi interessa. Verona Livorno Pescara Lecce. Sì, questa la vorrei vedere, sì, grazie. Vorrei anche partecipare. Allora, Pazzini. Chi è che si era allenato male? Era Pazzini? Proverei a mettere Di Carmine a sto giro. Uomo, attaccante che presta d'attacco. Poi Teore, che non sta giocando in realtà né male né bene, mettiamo supporto. Matos, c'è stato un periodo faceva gol, adesso si è un po' su supporto, centrocampista, quantità di supporto. Cerco sempre di mettergli quelle più adatte, poi difesa o supporto dipende un attimino anche da chi abbiamo contro. Terzino, proviamo a fare un po' di attacco. Qui va bene automatico, e questi due li lasciamo in difesa. Maurizio e Marrone, anche se Marrone non è che sia proprio la mia passione, eh. Crescenzi. Crescenzi, ecco, adesso in V, anche se tu non giochi più, che tanto non hai fatto niente in vita tua, forse. Allora io lascerei il tiki taka, mentalità positiva, poi vedremo se è vero che si sta addormentando, li mettiamo offensiva e il resto passaggi poco più corti, ritmo di gioco. Ma no, andarne, non li voglio ammazzare. Più pressing. Va bene. Davide Faraone, c'è problemi. Allora, Faraoni. Se casomai entri nel secondo tempo. Crescenzi e ti lascio automatico, vai. Sì, allora spogliatoio. Voglio la vittoria. Oppure siamo favoriti, non lasciamo dubbi. Credo in voi. Credo in voi. E attacco. Ecco, aspetta. No, attacco non risponde mai. Sa, dorme sempre. Quindi istruzioni. Anzi, opzioni. No, no. Nulla, nulla, azioni, quasi tutte le azioni, ok.
bella ripi, vai. Su. Ho fatto un bel assist qua. Ah, dai. Ma come l'ha preso il pallone? Quasi. Siete creativi. Occhio. Ragazzi, prendiamoci piano con le scivolate, eh. Di Carmine di Carmine per fare un gol deve sbagliare almeno 20. Tra l'altro sono praticamente schiacciati nell'area di rigore. Cioè 8 tiri a 0. Fuori? Capivo se era fuori o dentro. Poi no, no. Cazzo, sprechi. Bravo di Carmine. Però lo devi fare, cavolo. Vedi che gli faccio fare la finalizzazione di un team a questo. Vai la linea, su. Se non si fa, dice 11 tiri a 0. Il portiere mio è andato a fumarsi una sigaretta, è andato in bagno, tanto c'aveva niente. Nervoso, sono nervosi. Allora, non è che fanno un tiro, fanno gol, eh. Che via. No, davvero. Vai Zaccagni, contropiede, contropiede. E istruzioni, domanda di più, su. Cioè, domanda di più, dovete finalizzare. E lui tira, e boom. E ce ne due davanti, lui tira. Che facciamo? La finiamo 0-0? Allora, facciamo offensiva. Che dite? Cioè, 12 tiri a 1. Ragazzi, eh.
A giocare così il risultato arriverà. Potete migliorare, attacco. Contenti, signore. Tanto non gli puoi di nulla perché se non si offende è peggio, come bambini piccoli. Non gli puoi di nulla. A me di Carmine non mi sei piaciuto. È pazzini, però non è che se ne si tanto meglio. Ora fa un po' di cambi. Soprattutto che non lo so neanche io. Perché vorrei cambiare di Carmine, però non. Cosa cambia? Pazzini non è che è meglio. La solita solfa. Lauren non gioca male, ma non è quell'elemento che dici, cavolo, fa la differenza. Ma anche Di Gaudi, guarda qua fisicamente quanto sono giù, fuori forma. Di che stiamo a parlare? Che è successo? Dai, quindi cambiamo per il momento solo la punta. Dai ragazzi, su però, su. Sveglia, passa. Vabbè, mo che. Su. A quest'ora si dovrebbe essere già 3-0. Tira una bella mina. Questa fuori, 2 metri. Gira che rigira. Dai, sostituzione, domande di più. Su, cavolo, non ce n'è. Ehi, la passa. Tira una bella mina, non la devi neanche vedere. Che è successo? Dai, su. Arrivi. Oh, andiamo, ragazzi. Meta! Dai, Maurizio, arrivi, ripassa e tira. E tira. C'è 500 persone dentro, lui tira. Nel mezzo, così, random. Che cosa è questo? Ragazzi, ma. Su, Tore, ma guarda chi è davanti prima di tirare. Non tirare a caso in automatico. Tacci tua. Dai, bravi, questi li prendete tutti però. Ragusa, vai. Attacco. Che supporto. Attacco. Proviamo a fare un cambio. Anche Matos è un miliardo di anni che non fa più gol. Che fanno? Porca boia, su. Deve
allenerei col fucile, altro che. Mamma mia, pezzini, Mona, pazzini, pezzini. E buttate dentro sta cacca di pallone. E tira. C'è uno davanti e gli tira addosso. Su. Ma quasi gol, eh. Attenzione. E qui prova a levare anche Matos. E chi mette? Manco se può, manco se può, poi c'è 7.9, andiamo bene. Domanda di più! E tira, e c'è quello davanti, e tira e perde pallone. Domanda di più! Come si fa 0-0 con Livorno, ragazzi? Su! Questo stronzo non becca neanche la porta. Era praticamente libero. Bene, lui si è cotto. Bene, non ha fatto ping pong, su. Bravo Zaccagni, dai nella testa sulla. Pugno sulla testa della Spencer. Almeno fai qualcosa. Domanda di più! Cavolo! Ce l'ha fatta! Allora, pausa, guarda che non è che se non messi benissimo perché mi sa che qui, a parte che non dovrebbe essere, però sai com'è, la sfiga ci vede bene. Mettiamo, facciamo un pochino più di difesa. Zaccagni, a parte se va a prendere i cartellini, qualcosa difenderai, no? E mettiamo tattica e dammi la tattica. Questo cambia, sta cambiando come un matto. Positiva, su, rischiamo un gocciolino meno. Ora ci fanno gol questi, non lo voglio vedere! Oddio! Questo che ce la frega col Livorno! E loro tirano! Ce l'hai davanti, tira! Ma che loda? Ma loda di che? Su! Prendete anche il pallone magari, eh! Se mi fa schifo! E siamo secondi in tutto questo, eh. Allora, la meraviglia è quello. Che si scattano tutti. Zaccagni, vai. Su, aspetti l'autobus. 91esimo. Cioè 1-0 proprio. E tira. Ma cosa tiri? Forse fate venire il mal di mare. Avanti, indietro, avanti, indietro. Crescenzi, vai, bravo, fatta la collezione. Che sta a fare? Che so io questo? Mazza che so brutto. Ragazzi, che vi devo dire? Tenete. Ok. Nostra, nostra. Buttate via. 94esimo passato.
Un triste 1-0 con il Livorno, ragazzi. Un triste 1-0. Veramente triste, almeno un 3-0 ci voleva. 3 cartellini gialli, 24 tiri a 3, 24 tiri, ragazzi. Non avete fatto un gol solo. Io, che vi devo dire, parla la squadra, se ne parli male. No, rilassatevi per la prossima partita. E guarda, sfiduciato, è morto. Ma io vi devo trattare come dei bambini di 2 anni. Bravo, bravo, bravo. Cosa devo fare? Sì, bravo, siete stati. No, il vostro lavoro cruciale, siete sempre assenti. Sì, va bene, ma la fase offensiva è fatto schifo, 24 tiri. Però è contento, io dice anche quello sadico che dice che fa schifo e contento. Vabbè. Quindi bella vittoria, brutta vittoria, 1-0 rosicato con 24 tiri, ragazzi. Sto facendo allenamento di continuo, finalizzazione, calci d'angolo, finalizzazione, calci d'angolo. Zero, gliene frega. Va bene. Il risultato è difficile da mandare giù, anche per me è convinto, guarda. Anderson ha fatto, l'unico che ha fatto il gol, va bene. Me lo elogiamo, Anders. Bravo, bravo, è stato superlativo. Ok. Gli è uscita l'anima dalle scarpe, perché c'è l'eccezionale, c'era scritto. Allora, competizioni. 35 punti. Il Perugia 36, però c'è una partita da fare. La Cittadella ci sta col fiato sul collo e la Cremonese pure. Benevento ha già giocato, quindi dobbiamo controllare Perugia, Cittadella e Cremonese. Cosa fanno? Rimettiamo un po' di musichetta che ci addici e mo vediamo cosa combinano loro. Pareggiassero, perché di per non se ne parla. Però io con questo 1-0 del Livorno come faccio a essere secondo? Che è sedicesimo Livorno, ragazzi. 3-1 Pescara Lecce, no, sono tutti in basso, va bene, dai. Allora, domanda di Kakomoto Berker. Roberto Preda sembra non avere interesse nel porre fino a questa recente polemica con te. Ma chi ti caga? Come ti fanno sentire i suoi ultimi commenti? Ma ovviamente non l'ha manco letto, che voleva? Ah, ha detto, il comportamento di Maiti prima della partita non mi ha affatto sorpreso. Mi piacerebbe che fosse il campo a parlare invece di badare a tutti questi giochetti. La nostra sconfitta rende tutto questo ancora più difficile da sopportare. Adesso c'ha dei problemi mentali? Fosse il campo a parlare, se abbiamo vinto, che giochetti di che? Credo che sia irritato per il risultato, cioè, ma chi ma Kakamoto, ma cioè, ma poi ti chiami anche, no, ma Kakamoto è il giornalista. Breda, ma chi se ne frega. Ok, sta salvando. Quindi ragazzi, mo vediamo un po', a me ora ci dovrebbe essere, credo, un altro paio di partite per la B e poi lo scontro con il Napoli per la Coppa. Quella fondamentalmente non mi preoccupa, perché se perdiamo ci sta tutta, noi facciamo mediamente schifo. Quindi ok, non me ne sto a preoccupare più di tanto, tanto l'obiettivo era classificazione ai quarti di qualificazione, quindi va bene. Allora, Padova Ascoli, Carpi Foggia, Cremonese Palermo. Al Palermo non sa che ce l'abbiamo noi dopo, alla prossima. Salernitana Cittadella vincerà sicuramente. Spezia Venezia,
Brescia, Perugia. Facesse un pareggino. Non sarebbe male. Si potrebbe anche vedere però il Perugia, eh? Magari la mettiamo veloce. Segui la partita. Ti sarà 2. Va bene. Ogni tanto come lavorano i maledetti. Allora, under 18 non la seguo. Nemmeno l'under 20. Fio di osservare Auriletto. Simone Auriletto. Ma che? Ma davvero? Auriletto avrebbe del potenziale. Poi si è sviluppato nella nostra squadra. Può diventare un giocatore utile. Allora, ragazzi, noi non abbiamo soldi perché abbiamo 180.000 euro. No, 180 milioni. 180.000 euro. Io ho cominciato con 1 milione e 4. Manco la piadina al supermercato. Ci compravo per tutta la squadra. Ho comprato un paio di giocatori. Anzi, uno perché l'altro era svincolato. Facevano anche abbastanza schifo. E quindi io per il momento vado avanti svincolato quando trovo qualcosa. Ovviamente anche questo, ma solo il cognome, fa abbastanza schifo, però come sostituto da buttare in campo quando sono tutti infortunati, ma me lo posso anche prendere. E tanto ragazzi, il problema è che non avendo soldi non posso né vendere e comprare, perché se vendo poi non ce li ho. Allora, io posso fare l'offerta, fargliela fare a qualcun altro. Aggiungi promesse, verranno meno a te stesso, scema, come capitano. Verrà aiutato a migliorare. Giovane promessa. Ok, sono felice di passare oltre, ma sono anche disposto ad ascoltare tutte le modifiche che è in grado di proporre per far sì che il suo club sia la prospettiva più attraente. Ma ascolta, sei uno svincolato, no? Sei uno svincolato vuol dire che nessuno. Ma in realtà no, molto interessato, ma lui è molto interessato, ce l'avesse per Cosenza interessato a te. Insomma, miglioramento rinforzerai. Sì, grazie compagno, buonanotte. Me l'hai aiutato a migliorare? Ma avrai sì le tue occasioni per, ma giocherai partendo dalla panchina, non so se è una bella promessa da fargli. Ma non ti ho detto nulla di coppe. Ok, vabbè, io ti faccio queste promesse qua, poi altro. Vabbè, altro no. Se te va bene così. Quindi queste sono la promessa che ti sto a fare io, la premessa che ti sto a fare io, però se io te voglio offri provino non si può per comprarti, che poi vabbè non è che sto proprio, al Palermo, noi dopo abbiamo il Palermo, se non mi sbaglio. Competizioni. Calendario, Palermo. Il Palermo mi sa che ci abbiamo pareggiato, l'abbiamo già incontrato una volta, ci abbiamo pareggiato. No, mi sa che ci ha battuto il Palermo, non vorrei dire una cavolata, perché è stata la prima partita del campionato. E vediamo un po'.
No, non ci ha vinto, non ha vinto con noi, ha pareggiato 2-2. Quindi noi saremo un pelino migliorati, no? Almeno in allenamento, non come giocatori, non è che la squadra ci ha avuti altri giocatori, ma almeno in allenamento. Devo rispondere, che è successo? Ho riletto già il nome, stipendio 26.000 lire, ti do, un po' l'euro. Premio presenza 150 euro ogni tutte le volte che entri, porta in battuta, bonus presenza panchina. Tra un po' prende più a stare in panchina che a giocare a questo. Serie maggiore 30%. Tanto i ragazzi, io quest'anno è il mio primo football manager, quindi io ho preso il Verona, però mi sa che sia che resti in via che vada là, io il prossimo anno lo mollo e poi comincerò da disoccupato, però vorrei andare in Inghilterra. E anche perché o parto, se resto in Italia, o parto da una squadra ancora un pochino più particolare, cioè da vedere un po', però vorrei andare in Inghilterra. Anche perché il Verona, non avendo soldi per comprare nessuno, non posso fare strategie. Devo solo allenare i giocatori, cercare di tenere in banco il più possibile. E amministrare quel poco che ho, però non posso fare testa mia. Quindi, vediamo un po'. Negoziabile. Te do. È negoziabile, però me lo fai scendere di più. 24. Vabbè, questo ti devo lasciare 100. Te va bene? Non gli va bene nulla. Allora, 24. Su. E allora, scusa, eh. Negoziabile, se poi non me lo fai negoziare. Bimbo. Certo, per essere svincolato. Vabbè, fai come ti pare, eh. Tanto questo lo metto a squadra, non fa niente. Chi è? Perugia? Perugia Brescia. Dai. Allora non è che ce la guardiamo tutte, eh. La mandiamo perché se no diventiamo azioni importanti. Se non dura troppo. Chi è? Se non dura tanto, se no mettiamo azioni chiave. Vediamo un attimino. Vediamo la musichetta. Tanto in partita non serve. Io tifo per il Brescia perché facesse anche un pareggettino, gli mangiamo un paio di punticelli. E non sarebbe male. Non sarebbe male. 4-3-1-2. In Perugia 4-1-2-2-1 o sarà 4-3-2-1, no, 4-2, no, c'è scritto 4-1-2-3 larga, 4-3-1-2 stretta. Grazie, ma che sei bloccato? Ti vede muove? Stava aspettando niente. Gastaldello. Ma che poi in FIFA, ragazzi. E poi vi ricordo che la live verrà anche postata su YouTube l'indomani alle 2. E per il momento sto facendo anche dei gameplay sulla carriera per FIFA 19 e ho il Brescia. Quindi un motivo in più per tifare il Brescia. C'è Tonelli che è la eccolo, ma dai cavolo, dov'è Tonelli?
Non l'hanno messa, studenti. Vai, vai, contropiede. Anche se in realtà, ragazzi, su FIFA non c'è rimasto quasi nessuno del Brescia. L'ho venduti quasi tutti. Mi sembra l'unica che è rimasto Donnarumma. Sono tutti giovani promesse. Eccolo! Madonna, che questo quanto mi è passata! Però stanno attaccando, eh! Solo che invece di passare la tirava una bella ciabattata. Facciamo azioni chiave, vai, che vedo che ci sta mettendo un po' troppo. Falasco, Goiber, Eriamicco, Rosi, Kisley. Che è successo? Brescia? Bella azione chiave, complimenti. Complimenti. Cioè questa è un'azione chiave. Che difende anche abbastanza bene il Brescia. Fuori di poco. Sei a 9 tiri. Che occasioni di gol il Brescia, ne avrà avuto anche un paio il Brescia di occasioni di gol. L'ha un po' sprecate. E al secondo? Beh. Attenzione, non era male. Anche se il pareggio non mi va bene, eh. Meno male l'ha tirata fuori. Poi verrà dopo sui giornali. Ma ti stavo guardando la partita tutto camuffato. Che ci facevo? Perché è andato là? Infatti, di cavolo tua. Ulla! Che mina gli ha tirato! L'ha proprio fregato! Da 25 metri! Madonna e mina! Vido! Sesta rete della stagione! Questa qua mi preoccupa! Noi abbiamo pareggiato con Perugia, l'abbiamo già incontrata, ci abbiamo pareggiato. Dai, Gesù, un gollettino. Eccolo! Tremolata! Quarto, rete della stagione. Subito? Botta e risposta. Questa è appassata. Catarro. Catarro, bravo Catarro. Io se fossi l'allenatore ti avrei buttato fuori. A vita, caro Catarro. Bravi, 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 bravi. Dai, Brescia, che si può anche vincere, secondo me. Si può anche vincere. E infatti, Catarro se ne va. Vedi? L'intuito dell'allenatore. Ma ha sentito. Per me andrebbe bene anche così. Se poi gli fai un gollettino più battonali, perché non hai messo Tonali, caro allenatore del Brescia?
Mica l'avrei venduto, eh. Mi sa che va a finire 1-1. Munizia bella, infatti li ammoni tutti. Cioè, tre ammoniti il Perugia. Vecchi in una partita non ho fatti 6 da munizione. Spaccate le gambe, è finita, l'ho detto. Vai, va bene, bene, bene. Quindi ok, il programma poi dopo me lo guardo. Tra 2 giorni. Cavolo, subito praticamente. No, perché 2 giorni? 4, 5. Allora, vediamoci un attimo anche l'allenamento. Allora, allenamento. Difesa palla a terra. Loro hanno 2 problemi di base. Aspettate, vi metto un po' di musichettina. C'hanno 2 problemi di base sta squadra qui. La finalizzazione, che per fare un gol col Livorno ci hanno dovuto sparare 24 volte in porta. Per fare un gol, 24 tiri in porta hanno dovuto fare. È assurdo. E c'hanno i calci d'angolo che non ne realizzano uno. Non ne realizzano uno. Quindi, finalizzazioni, possesso. Sono abbastanza bravi, circolazione anche perché gli faccio fare sempre il tiki-taka dall'inizio. Finalizzazione, l'ha messo. Quindi io metterei anche possesso palla. Ora non vorrei sempre cambiare il possesso perché poi alla fine. Però gli farei fare calci piazzati e punizioni d'attacco. Il resto va bene così. Tozzo, chi è Tozzo? Tozzo, io non ti conosco. Traoré si allena sempre, sempre bene. In partita non fa mai niente. Traoré, sei uno. O gioca al tuo gemello cattivo quando c'è la partita. Perché poi sempre avere 9,5 in allenamento, poi per squadra non fai niente. C'è qualcosa che non torna. Vai. Uno, due, tre, 4 giorni ancora. 14° il Palermo, ragazzi. Non possiamo fare gioco il Palermo. Anzi, poi voglio andare a vedere anche la classifica. Dato che il Perugia ha pareggiato, 2 punticelli li abbiamo mangiati. Fammi un po' vedere. Giocatori rimossi dalla lista selezionati. Ma tanto non abbiamo soldi, non. Cioè, non. È inutile. Competizioni. Allora, 35 punti, 37 il Perugia. La cittadella. Era 31 la cittadella, mi sa, eh. Era 31 la cittadella. Mi sa che ha pareggiato pure la cittadella. Non vorrei dire una cavolata. Cremonese 35. La cittadella ci può recuperare se facciamo qualche cavolata. E la Cremonese già ci vogliono un paio di partite. Siamo lì lì, però siamo tutti troppo troppo vicini, io sono troppo instabile come squadra. Non posso fare una. Ogni partita potrebbe essere vinta come persa con chiunque, dall'inizio della classifica alla fine.
Io boh. Una sorpresa qui. Allora, poi un'altra cosa voglio vedere. Competizioni, calendario, Napoli. Napoli è la prossima, ragazzi. Ci abbiamo il Palermo e poi il Napoli domenica 13 gennaio. Quindi anche bella staccata. Ci abbiamo tempo anche per riposarci, allenarci. Qui ripeto, se la perdiamo, chi se ne... Tanto il nostro l'abbiamo fatta. Poi ragazzi, con Napoli si perde, pazienza. Certo, non gli sto a dire negli spogliatoi, divertitevi, cioè, combattetela, poi la perdiamo. Amen. Allora, questa va vinta. Vai, punizione di attacco, riposo, prepartita. Pronostica è tutto per il Verona. Ecco, questo porta sfiga. Non lo dite perché porta sfiga. Quando dite così, come di auguri, non lo dite. Che porta sfiga. Giocare più larghi, stare più indietro, concentra il gioco sulle fasce. Ma se devo concentrare il gioco sulle fasce, devo cambiare tattica. Quindi questo ci può anche stare. Questo ci può anche stare. A corto, Munari è in Perù, è un mese che non gioca questo, sempre a corto. E Trupta è un anno che non... Trupta l'ho fatto giocare 3 volte all'inizio. Fa schifo, non l'ha più fatto giocare, è a corto di forma partita. Allora vai a casa, fai il... fa tutt'altro. Cos'è? Sì, questo vabbè. Chi è? Traoré, sempre. Traoré, sempre, bravo. Però fai anche qualcosa in squadra. Chi è? Faraoni. Questo ha perso la salute, non la ritrova più. Quant'è anche Faraoni, sempre a corto di tutto. Non ha neanche giocato a questo giro. Vabbè, under 18, fate come vi pare. Non mi interessa. Io mi piacerebbe cambiare tattica, ma... Non vorrei fregarmi da solo, perché comunque anche di punte ne abbiamo solamente due a disposizione, quindi se io metto qualcosa a due punte non ho i cambi. Quindi poi questo va anche in nazionale, infatti va in nazionale lo sfondo. È 20 anni che cerco di venderti, non ti vogliono manco come operatore ecologico. Pescara Foggia. Contratti scadenza al Verona. Chi è Nicolas? E questi ne conosco neanche uno. Questi sono under 18 questi. Ma chi è questo Nicolas? Portiere, sarebbe anche un bel portiere. Non mi farebbe schifo, ma ce l'abbiamo noi e perché non lo utilizziamo? Ma l'abbiamo dato in prestito? $462.000. Allora, questo guadagna più di quanto noi abbiamo tutta la società. Noi abbiamo 180.000, questo guadagna di più. Noi non abbiamo 485.000. Non le abbiamo. Ne vuoi 286? Ma che dire, ma non ce l'abbiamo, dove vogliamo andare? C'è, vabbè, poi guarderò ragazzi, ma tanto non ci abbiamo soldi per fare niente.
Siamo capitati in una squadra dove non si può fare niente. I dirigenti hanno preso tutti i giocatori in prestito, hanno fatto la bella squadretta e poi quando hanno trovato il pirla di passaggio gli hanno detto: perché non l'alleni e arrivi primo? Che bello! E se voi vedete la squadra c'ha un botto, nemmeno la rosa principale ha i giocatori propri del Verona perché sono presi in prestito. Parrone in prestito, Matos in prestito, Carmine in prestito, ce n'ha tra presi in prestito e dati in prestito, perché poi quelli un pochino più buoni l'ha dati in prestito, ovviamente, perché è furbone, no? Ce n'ha 24. E la squadra dov'è? Poi Matos qua ci gioca pure male, non l'avevo visto. E Matos è dall'inizio stagione che mi giochi lì, come fai a giocarci ancora male? Non si sa, misteri del... Ci gioca male. Cioè, a quest'ora ci avrei fatto la buca se non di giocare lì. Come fai a giocarci male? Se poi ti cambio, però non c'ho gente. Non ho gente. Chi mette al posto tuo? Non ho neanche l'ala di ricambio. Di Gaudio. Sta anche messo male, questo c'ha l'enfisema polmonare, cioè dove vai? Berzotti, ma Berzotti è in prestito. Matos, vai su. Sta a fa antescena. Allora, io con il Palermo ci voglio vincere. Però attenzione perché Palermo mi puzza. Me puzza il Palermo, non vorrei che zitto zitto cacchio cacchio. L'attacco, io ti faccio supporto, tanto attacco non concludi. Torre, prova ad andare un po' in attacco. Anderson, vai di supporto. Larivi, vai di supporto. Io però vi vorrei un po' aggressivini. Vi vorrei un pochino più, un po' più briosi. Leggermente più alto, però l'intensità si spara in rosso qua. Io non li vorrei stroncare perché poi non avendo grandi cambi, c'è sempre da giocare. Questo ok, l'ho già tirata un pochino più indietro. Poco più corti. Leggermente più alta, però secondo me così screpano. Poi vediamo se non li vedo. Li vorrei un po' briosi una volta ogni tanto, eh. Dai. Vediamo che succede. Allora, via la musichetta. Spogliatoio. Allora, è energico. No, che divertitevi, a casa vi divertite, voglio la vittoria. Dacci i vostri. Dai, confido in voi, attacco aggressivo. Dai, yeah. Ascoltavo attentamente. Di Carmine, tacci tua. Anche questi li vorrei vendere, di Carmine, quell'altro rincretinito. Io li vorrei vendere, non posso. Quasi tutte le azioni, le nostre le guardiamo con calma, ragazzi, eh. Io li vorrei vendere, non posso. Io qui l'unico che salverei, Traoré, perché se l'hanno sempre bene. Ma anche la Ribi Anderson, però li mettere in panchine, capito? Sarebbero gente da mettere in panchina questi, far giocare altri un pochino più bravi. Matos lo terrei, però adesso cambierei tutto io. Allora, non sprecate i palloni, non sprecate, se ci avete gente davanti, non tirate tanto qui.
Guarda questo, ma cosa applaudi? Hai tirato. Applaudi. Ma cosa applaudi? Dai, su, subito, eh. Dai. Non ci facciamo che aspettare, ragazzi. Noi gli tenete il possesso pallone, levatevi il pallone. Fuori gioco. Vesti, dove vai? No, così, questo. Su. Dai, un cartellino rosso, me ne mandi a casa uno. Dai, però rischiano il contropiedone questi. Davroschi, classico palermitano. Dai, picchialo pure quando t'alzi. Cos'è? Ok. Fallettino. Dai, la rivi. Però in difesa sono, guarda là, quanti ce n'è in difesa, si sdoppiano. Vai Matos. Sono belli chiusi però, eh. Sono belli chiusi. Cioè loro tirano. Se poi va, va, se non va, pazienza. L'importante è tirare. Puoi anche giocare bendato, tanto che te cambia. Bisogna anche fare qualcosa per la creazione del gol, perché vedo che. Creare occasioni da gol. Ma che scende? Pigiate, pigiate. Pressateli. Vai Crescenzi, alzate! Bravo Crescenzi. Dai ragazzi che siamo messi bene, non la possiamo perdere, su. Sì. Allora, alziamo un pochino il ritmo, anche se non stanno giocando male, eh. Io non li vorrei ammazzare, però. Dai. Voglio agili, scattanti. Lanci più lunghi. Più creatività. Dai. Cross misti. Va bene. E domanda di più. Su. Grande Ale, sì, sta un pochino meglio, dai. Un pochino meglio. Sempre un po' di raffreddore barra tosse. Poi se ci pensa tossisco. Però sì, meglio. Io non capisco perché noi nel primo tempo non facciamo mai gol. Cos'è cioè abbiamo un contratto con qualcuno? Abbiamo stipulato un contratto perché nel primo tempo siamo. Occhio, occhio. Su, domani, eh? Meno male che so scappare. Dobbiamo spronare ad adottare un secondo. Allora, io prima mi dice palle lunghe, metto le palle lunghe. Poi mi dice palle corte, metto le palle corte. E metti le calze, e levi le calze. Sembra il film di cose, di Verdone. Non ho capito io. Dov'è le palle corte qua? Mamma sta poi. Va bene così, senti.
Ma poi Alessandro, l'hai provato il gioco che ti ho dato? Cos'era? Seven? Allora, concentratevi su, è finita. Ragazzi, parla alla scuola. Dobbiamo fare gol. Dai, continuate, ce la faremo. Difesa. Va bene, centrocampo, dimostratemi attacco. Te devi dare, sì, che appassionato. Dimostra, e Carmine è felice. Dimostra che se fa qualcosa, cretino. È felice. Secondo me non c'hanno dei problemi. Bisognerebbe mandare lo psicologo questi, prima di tutto. Neurologo. Qualcosa. Torre, vai, torre! Hai visto? Annullato! Guardate che bella, così non vado da quest'altro. Io mi infilavo sotto, dietro il portiere mi mettevo, perché i cani, imbecille. L'ultima partita su Football Manager avevo la mia squadra con 40 titolari, di cui 15 in porta, e ho perso 1-0. Due tiri fatti da loro, un gol e uno fuori. Minchia, non mi dico così che mi metto paura. Già questo soffrì. Dai, su, domanda di più. Si è fatta molto bene con belle dinamiche di gioco. È un bel giochino, ma forte anche a me quando lo vidi giocato da Falco mi era piaciuto. Però ho detto vai, allora. Passo Alessandro che insomma se lo merita. Dai, eccolo, Matos. No, questa, stavo chiacchierando, mi sono un attimo distratto. Anderson, assist. Bello, vedi? Colpi di testa, li ho fatti studiare. Allora, pausa. Primi in classifica, pausa. Fermi tutti. Tattiche. Allora, offensiva va bene. Facciamo. Positiva, senza esagerare, perché non vorrei passare, perché io mi posso anche mettere in difesa, però se mi metto in difesa dopo mi attaccano di continuo diventa un casino. Io voglio continuare ad attaccare, però un pochino più, diciamo, gocciolino più, ecco, sempre attaccare ma un goccino di più. Capito? Attacchi, ma attacchi di più, ma meno. Capito? Di più, ma meno. Non fate gol perché vi ammazzo. Vai. Comunque, domanda di più. Voglio di più, voglio un altro gol, voglio stare tranquillo. Brignoli, che è Brignoli? Bravo, bravo. Tattiche, c'è da fare qualche cambio? Crescenzi, come 77 di fisico. Crescenzi, Almici. Amici muore, muore. Amici è un cadavere, amici. Ha fatto. No. Possibile che non tirare, non tirare, lascia aperto. L'ho vista sparire nel mezzo la palla. A farfalle è andato, almeno male.
Grazie mille ancora, Alessandro. Vai tranquillo. Anzi, poi quando mi ricapita qualcos'altro, ben volentieri. Ah, adesso io capisco che hai fatto un gollino, ma... Arrivi? Niente. Vai, Anders, la sorpresa che nelle retrovie l'ha fregati. Bravi, bravi, dai, dai, prendete anche un po' di tempo. Eccolo, di Carmine! L'ha fatto! Ma che bravi! Ma che bravi! Fermi tutti! Fermi tutti! Allora, ferma! Facciamo in possesso. Lasciamoli ora un pochino riposare, perdita di tempo. Tosse a parte, spesso. Va bene. Ok. Però non vi ammusciate, perché questi è facile gol. Qua fanno pre. Guarda, Rispoli. Taci lui. Raccomandato Rispoli, eh. Rispoli è un raccomandato. Ce l'ha fatta. Forse epocale, ma ce l'ha fatta di Carmine. L'ho offeso tutto il primo tempo. E Matos è ritornato a fare qualche gollettino. Torre! Ci manca il gollettino di Torre, perché Torre si allena sempre bene. Però in partita non lo fa mai il gollettino. Beh, comunque sono pressati, dai, sono pressati nell'area di rigore, dove vanno? Vai Silvestri. Sono contento. L'altra volta ci avevamo pareggiato, quindi non era proprio scontato, che si vinceva. Però dopo ragazzi ci abbiamo al Napoli. No! Oddio, l'ha ammazzato! Meno male non gli ha dato nulla. Arrivi. Moisio. Anderson. Di Carmine. Buonanotte. Bravo. Mi hai fatto la plasina di Carmine. Strano. Allora, concentratevi. Io non ho guardato. L'ha fatto dal feedback. Poverino, cambi. Allora, mi sembrano un po' tutti cotti. Matos è cotto, 71. Crescenzi, ma io ti ho detto Crescenzi, però non c'è. Mettiamo Almici, ma Almici è peggio mi sento. Faraoni, mettiamo Faraoni. Faraoni, vai difesa. Poi sessantanove, Laribi è cotto, cambiamo anche uno, vai, mettiamo Gustasefon, che è già un bel po' che non gioca più supporto, per ora io cambierei questi due. Ma anche Mata si è cotto. Vai di Carmine, ma che è successo di Carmine? Oddio, l'ho quasi fatto. No, se lo faceva. Che se l'hanno drogato di Carmine. Ma non ha mai fatto una roba del genere. Si è presa la fialettina di Fantozzi, si è presa. Eccolo di nuovo. Madonna. Vai Faraoni, vai che sei bello fresco. Faraoni fa come il pesce, dopo 5 minuti puzza. Vai Zaccagni, vai Matos. 88esimo, non inventiamo. Ora cambia formazione.
Neanche un cartellino giallo, ragazzi? Che è successo? Ne pigliamo, facciamo sempre la collezione? Oggi manco uno? Finita! Oh, avevo pronosticato un pareggio prima della partita. E se devo essere sincero, sono sorpreso che il Verona abbia vinto. Ma sei lo favorito, testa di cavolo. Chi è? Paglia. Sono ancora convinto che le due squadre si equivalgono e che questa sconfitta abbia danneggiato il Palermo. È un genio, no? Allora, Brignoli. Un errore che ha portato al gol. Va bene. L'ho pagato, Brignoli, devo dire la verità. Però, ragazzi, 15 tiri a 5. Cioè. Sarà anche Matos 7.7, però di Carmine, anche di Carmine non si è comportato male, eh? Oggi è stato bravo, anche se non ha fatto il gol, sì, uno di Carmine. Spogliatoio, para la squadra, bravi ragazzi. No. Difesa, sono felice, centrocampo. Sono molto soddisfatto della prestazione della regia e di Carmine, ma sono molto soddisfatto. Tutti contenti, felici. Quanto ha preso di Carmine? Dov'è? Ti cerco, non ci sei mai. Anche poi è molto influente, quindi non si potrebbe neanche vendere. 7,40. 7,40. Va bene. Pescara Foggia 4-0 con i sborroni. Ottima vittoria, sì. Sì, giocano, ma giocano bene, ma non sempre, Alessandro. Cioè, oggi hanno giocato bene. Ma non è. Solitamente non giocano così. Primi, scusa. Allora. Ah, vabbè, ma il Perugia deve ancora giocare. Mi sembrava strano. Se il Perugia perdesse, ma non ci credo neanche se lo vedo. Quindi magari ci andiamo a vedere anche quella del Perugia prima di quella con Napoli, se ce la facciamo. Che è già la seconda che ci guardiamo con il Perugia, ma magari ce la facciamo quelle azioni più, quelle più importanti. Però il Perugia. Che si. Ah, sta salvando. Quindi vediamo ora se il Perugia gioca con l'ultima classifica, non la guardiamo nemmeno. Però se c'è una possibilità che perda. La gufa. Che è importante. Non è che. È evidente che Walter Novellino vuole il lavoro al Palermo, che mi sa che è saltata. Io non so chi è questo Walter Novellino, allenatore. È saltata la panchina del. Ho fatto saltare la panchina del Palermo. Vieni, vieni bimbo, vieni che ci sei già stato. Decisione assurda sul fuorigioco di Carmine. Vabbè. Va bene, bravi ragazzi. Mi è saltata la panchina. Carretta sostiene che nel Verona prevalga l'ottimismo dopo aver raggiunto la vetta. Vabbè, ciao. Hanno dato gol del Verona. Ma che me frega, ho vinto 2-0, va bene. Va bene, va bene. Non facciamo i polemici dove non serve. Allora, Perugia. Dov'è? Dov'è il Perugia? Crotone. Crotone in basso. Ultimo, ragazzi. Prima ho detto, ragazzi, se gioca con l'ultima in classifica, non la vediamo. Va a giocare con l'ultima in classifica davvero. Vabbè. Sto zitta la prossima volta, non dico nulla. Mi autogufo io. Volevo gufare io a loro. Vabbè, che tutto a posto. Sì. No, volevo fare un po' di complimenti a Di Carmine soprattutto che.
gli altri Cittadella. Ah, ma Cittadella ha giocato già? No, 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 aspettate, aspettate. No, no. Deve giocare anche la Cittadella, però anche se vince va a 35. Vince sempre 3 punti. E la Cremonese sta a 31. Poi se mi perdo mi pareggia. Va bene, ma la Spezia. Mi sa che va a vincere. Perugia non perderà mai. Allora, rimettiamo un po' le musichette di sottofondo che fa compagnia. 3-0. No! Ma come ha perso? Voglio vedere. Come ha fatto? Ha perso 12 tiri a 10, quindi addirittura sembrerebbe equilibrata. 8 tiri il Crotone, 3 il Perugia. Sta crollando il Perugia. Possesso 46-54. 19 falli commessi. Com'è possibile? Ma se sbaglia io, non me sto. Sono rincoglionito io. Come il Crotone ultima, ragazzi? Com'è possibile? Cioè, è salita ora. Cavina ha vinto la partita nella vita. Ne ha vinte tre, ragazzi, con questa. Cioè, questa ha perse tutte, l'unica vinta col Perugia, prima classifica. Assurda sta cosa. Mi sento un carico di responsabilità. E ha perso anche Cittadella, non ci credo. Cittadella pure ha perso. La Cremonese mi sa che ha vinto. Dov'è? Sì. Ragazzi, qui è. Che sta succedendo? Perugia l'ho superata e crollato. Non ce l'ha fatta più. Oh, la seconda sconfitta dopo 19 partite giocate. Oh, uno col Pescara e questa col Crotone adesso. Con l'ultima, non ha senso. Poi vabbè, ci può stare, magari il calo di forma fisica, la giornata sfortunata. Ci sta, però proprio con l'ultima. Oh, ragazzi, siamo primi. Io non voglio stare in prima posizione perché poi cosa succede? Il campionato è lungo. Poi magari da primo vai a finire quarto, poi ci resti male perché dici, però sono stato primo. Capito? Ora io tutte le partite le devo vincere perché poi come ne perdo una è il dramma. È un casino. Questa responsabilità qui non la voglio perché non ho una squadra dove posso dire me la combatto, ho una squadra dove posso dire sono primo, non so perché. Casino è quello. Allora, adesso abbiamo un botto di giorni di allenamento e poi c'è la squadra con il Napoli. Traoré si allena sempre bene e non fa mai un gol. Questa è il mio. Allora, sì, però io volevo vedere l'allenamento per modificarlo, così io non vedo una ceppa. Il mistero di Traoré. Prendere allenamento. Ma io così non vedo una ceppa. Allora, fisico possesso, abbiamo detto. Finalizzazioni sì, però se per loro finalizzazione intendono solo tirare. Amile è tifoso del Perugia. È vero, e ha perso stavolta. Allora, vediamo un po' perché finalizzazione, facendo finalizzazione non vorrei che loro tirano per tirare perché c'è la finalizzazione in allenamento, magari hanno una finalizzazione elevata, però tirano per tirare. Quante volte sprecano il tiro perché c'è 10 avversari
in linea contro, quello tira, rimbalza il pallone, se ne viene e perdono il pallone. Quindi secondo me bisogna fare anche qualcos'altro. Attacco ecco, attacco ragionato. Potrebbe essere quello giusto. Pure. Libertà di inventare. Tecnica, decisioni. O attacco ragionato. Oppure, ma secondo me attacco ragionato. Ma non. Sì, ma io non ho cambiato niente. Quindi io direi. Circolazione palla. Tattica partita ce l'abbiamo anche qua. Sempre calci d'angolo. Almeno una settimana, uno ogni 5 giorni lo voglio mettere. E poi il totale ce l'abbiamo solo qua. Ok, però attacco ragionato, vedi che lui me l'ha messo. Ne diamo un po', perché vedo che loro tirano sempre, ma senza senso. Creare occasioni, io intendevo questo, creare occasioni. Lavoro finalizzato alla creazione di occasioni da rete. Quindi penso che anche questo potrebbe servire almeno per non tirare così tanto per, perché tirare tanto per, se c'è 10 persone davanti, cosa tiri a fare? Aria, ecco questa Ariuletto. È soddisfatto di aver. Ah, questa è una svincolata, ha rotto le balle. Cioè, questo non vale niente, ragazzi. Non vale niente. Auriletto. Cioè, uno schifo. Però io non ho soldi, 180.000. E devo prendere i bidoni. E poi rompono anche questo. Voleva di qui, voleva di là. 25. Trattabile, ma non trattava. Ha detto poi devo vedere gli altri. Ma cosa vuoi vedere gli altri? Dai, andiamo su. Siamo anche primi in classifica. Dovresti te pagarmi a me. Scusa, non ho capito io. Sono svincolato. Siamo primi in classifica. Devo vedere gli altri. Ma cosa vedi gli altri? Che te la fa? Fa lo sciacqua bicchieri. Se la fa. Allora, esonero Palermo, esonero per Stellone. Stellone, io a parte ho sempre letto Stallone. E abbiamo fatto saltare la panchina del Palermo comunque, una bella soddisfazione. Ciao, Stallone. Già una promessa ma lontana dai livelli dei titolari. E già i titolari non è che sono di alto livello. Dai, chiedi a Pazzini. Dare il benvenuto. Sì, non c'è, cioè io ce la fa le mimiche a questo rintronato. Dai, su. Che se si è alzato dal letto, questo già tanto. Questo si è alzato dal letto la mattina, è infortunato. Che è successo? Rapporto prestiti. Io mi tornassero tutti indietro non sarebbe male. Guardate i prestiti del Verona, ragazzi, ma è normale. Perché noi dobbiamo combattere con il niente e c'è tutto in prestito. Bianchetti, Bolkovec, beh. Insomma, qui sono. Non direi che l'attuale livello di allenamento aumenti rischi infortuni. Non aumenti. Ok. Ho avuto una diminuzione del 64% degli infortuni di quest'anno rispetto alle attese. Perché ci ho messo le mani io? Perché davo sempre giorni di riposo alla gente. Da buono. Dove andate? Io ci credo. Dai. Chi è?
Anderson, per cosa? Gol del mese della Serie B. I risultati per il gol più bello sono i seguenti. Primo, Cristiano Lombardi, Venezia. Eccolo qua. Senza soldi, il mercato. No, ragazzi, io il mercato non lo posso fare. O vendo qualcosa. Però il problema è che se vendo, devo vendere. Devo vendere bene. E non ho roba da poter vendere bene. E poi non posso rischiare di vendere, poi magari rimango senza. Quindi io anche all'inizio non ho fatto. Cioè, mi hanno dato 1,4 milioni, ragazzi, all'inizio. Ci ho comprato un giocatore che non era neanche tanto buono. Cosa ci compri? Abbiamo 180.000. Cosa ci costa? Tassati poi, per tutto. Lian Anderson, Verona, secondo. E Filippo Bandinelli, terzo. Top 11 del mese. Donnarumma, Antonucci, Litteri, Vitale, Anderson. Sì, concordo, perché Anderson non gioca male, eh. Una volta ha fatto anche la doppietta, se non mi sbaglio. Burgman, Balzano, Sauger, Caracciuolo, migliore, e Radunovic. Allenamento di Corradi. Ma chi è Corradi? Squazzoni. Squarzoni, ma che è Squarzo? Ma che ne so, mi presentano gente che io non so. Allora, parzialmente insoddisfatto perché ha poco spazio ai titolari. Munari, chi sei Munari te? Non so chi sei Munari. Antonio Squarzoni, non la prima volta lo sento dire. Va bene. Anderson, eccellente stato di forma. Merita elogi, bravo. Sì. Complimenti. Appassionato, bravo. Marrone. Facciamo finta di sì, eh? Bravo, continua così. Continua così, brava, brava. Estremamente brava. Cosa vuoi? Possa vincere il titolo, bravo. Bravo. Brava, brava. Perché quelli che fanno questo schiappo rompono sempre le scatole? Fai complimenti? No, ma io non credo che, ma perché, siccome. Dai, zitto, no? Ti dico pure che non te lo avrei manco lì, però lascia verde. D'Amico, intravedi il futuro dove? Ah, ha presentato il giovane difensore Simone. Allora, che palle sta, ma solo il cognome, non mi cambia. De Bontegodi, va bene, bravo, bravo riletto. So già che tanto mi farai bestemmiare. Ah. Oh. Davids, bravo, commozione cerebrale. Che è successo? Defunto praticamente. 2 o 3 settimane. Che è successo? Ti sei menato? Munari è un buon centrocampista per la Serie B. Capito. Allora, leader Pazzini, quindi non lo potrei neanche vendere. Munari e Di Carmine. Ma però Munari, io mi sa che ce l'ho in prestito, eh. Fammi un po' controllare. Perché non l'ho mai fatto giocare, quindi. Di conseguenza, questo si è infortunato di mortacci lui. Ma lavori. Aspetta. Al posto di. Bianchetti, 35 di forma fisica. Bianchetti non hai mai giocato! Balkovec 55. Dov'è Munari qua? Cappelluzza ci sei. Volati, Voloti, Berzotti, Bessa, Fares, Calvano, Badang, Boldor. Io non ce l'ho mica sto Munari.
Dov'è Munari? Mica ce l'ho sto Munari qua. Eccolo qua, Munari. Munari vuol giocare titolare. E Munari, te cosa sei? 3-3? E 3-3... 3-3, ma io Anderson Laribi... Anderson Laribi... Piuttosto qua ce la fai? Ce la fai, Munari, no? Meglio Garba. Anderson Laribi... Ogni tanto me lo fanno il gollettino, hai capito? Che palle, Munari, ma perché mi devi rompere le uova nel paniere? Dov'è Munari? Munari, supporto. Allora, poi bisognerebbe anche parlare con Munari a questo punto. Se dice Alessandro che Munari è buono, io ci credo, eh. Allora, dove sei Munari? Vieni qua. Allora, rapporti. A Munari. Vorrei parlare della mia mancanza di calcio giocato. Sto iniziando a pensare che potrei essere non all'altezza dei standard richiesti per giocare regolarmente. Sto considerando il trasferimento. Allora, io ti faccio giocare. Sono disposto a farti partire nelle gare di coppa. No, io ti faccio giocare. Però non sostituisci. Cioè, non è che giochi tutto il tempo, eh. Però non mi posso legare a sto discorso qua. Ma tre. Sì, volendo si potrebbe anche fare a tre, però poi non ho i sostituti. Dammi un attimo. Ma vabbè, comunque io. Va bene, lo facciamo giocare. La maniera lo troviamo. Volendo a tre. Vediamo un po'. Volendo si può giocare così. A parte che lui mi sembra che giochi bene anche sta posizione qua, Giaccagni. Quindi la sostituzione non cambia. Anderson. Dove è andato a finire? Laribi. E giocano. Supporto. Supporto. Proviamolo così. Poi da Widowitz. Un fortunato. Mettiamoci. Li sono tutti cotti. Cappelluzzo è nostro? No. Ci mettiamo. L'unico è lui, ma è il meno defunto di tutti. Ma scusa, ma poi Munari c'ha 55 di forma fisica, ragazzi, ma. Cioè, mi stare a rompere le balle e voglio giocare, voglio giocare, voglio giocare, e poi ci avete 55 di forma fisica. Ma. Cioè. Poi Matos, perché c'è sempre questa cosa qui di che non sei a tuo agio in questa posizione che è 20 anni che ci giochi e ti prendi anche dei voti abbastanza decenti? Posto in arrivo. Comunque anche per, poi va bene, anche Munari è influente, quindi va tenuto. Va bene. Vabbè, proviamo così, ragazzi. Oh. Però anche lui vuol giocare, rompe le balle e poi vai a vedere, non c'ha la condizione fisica.
Geniale, no? Munari lo inserisci a partita in corso finché non prende la forma fisica. Ma vuole giocare. Sì, si potrebbe fare anche così. Sempre che non si lamenti dopo, perché ci sono anche quelli che si lamentano, che vogliono cominciare subito un partita. Comunque si fa fare un tempo, o inizio o dopo, si fa fare un tempo. Però, capisci che, insomma, un minimo di testa, nel senso, almeno la forma fisica ce la vorreste avere. 11, e che è successo? Allora, Grigois Castanos, non ce li ho. Non c'è niente. Ropis, no, Robertos. Vapis, questo costa 3 lire. Però è una punta, mi servirebbe disperatamente. No, è DC. Pensavo fosse arrivato. Niente. 150, non ce li ho, ragazzi. Non ce li ho. Non ce li ho. Staff, come richiesto, completa l'apporto sullo staff. Non abbiamo, migliora, migliora, non abbiamo, migliora. Non abbiamo soldi. Per il martello, che è successo? Sì, è valore 38.000. Il mercato. Promozione. Aspettative promozione. Cioè, nel senso che resto in B. No, promozione no, eh. Promosso vincendo il campionato. Allora, per vincere il campionato devo stare primo, no. Io le aspettative. Ma se cambio aspettativa, mi dà più budget. Sì, però ragazzi, c'è, cioè, mi dai più budget e mi dai 600.000? Cioè, che mi devo rompere la testa per 600.000 in più. No, stiamo lì. Poi se si vince, festeggiate, tanto io me ne vado. Che non si può stare una squadra così. Manovre di mercato, anche io mi aspetto manovre di mercato, però mi aspetto soldi che non ci sono. Per Paolo Ghiglione, l'ala 21enne, l'ala mi servirebbe. 3,1 milioni. Dove li ho io i 3 milioni? Daniel HK Pro. Beh, questa mi devo prendere solamente per il cognome. Qui mi sa che se si organizzano per sfondarmi. Si organizzano per sfondarmi, comprano per levarmi il titolo. Io non mi posso muovere. A chi devo rispondere? Promozione. Vai, vai. Il budget per questo è stato fissato a 133.000. A 9,49 milioni. Ma io non ce l'ho più. No, come 9,9 milioni. Magari. Ma mi dai qualcosa, davvero? Allora, fatemi controllare. Dov'è che si vede? Finanze. Cioè, sono sotto io. Sono a meno 515. A 9 milioni ce li ho adesso? No, perché spesa attuale 9 milioni 87. Ma quindi quanti soldi ho io? Non capisco. Qui siamo in rosso. Io sono in rosso? Budget esperimenti 133.000, ma 9 milioni me li hanno dati loro adesso? O li ho sp già spesi?
Perché dice spesa attuale 9 milioni, spesa accordata 9,4. C'è qualcosa che non mi torna a me. Io secondo me sono nel rosso di 515.000. Non vorrei. Finanze societarie 54%. Possibili piazzamenti tra il primo e il 19° posto. Grazie al ciufolo. Allora, ragazzi, siccome io oggi volevo fare quella del Napoli, ma dato che c'è il mercato, non vorrei bruciare tutto il mercato adesso. Facciamo una cosa, questa la giochiamo la prossima volta. Perché il mercato non farò niente, però cercherò magari qualcosa, qualche svincolato, qualcosa la devo cercare perché mi sa che gli altri si stanno organizzando per farmi nero e io qualcosa devo cercare, o cercare di riprendermi qualcuno o non lo so, però non vorrei bruciare il mercato così. Vorrei fare anche vari tentativi di mercato per vedere, soprattutto svincolati, perché più di lì siamo a meno 515.000. Quindi neanche svincolati a questo punto, perché comunque vogliono lo stipendio. Vogliono lo stipendio, ragazzi. Non vorrei che potrebbe anche saltare la panchina per il budget, per il bilancio in rosso, eh. Occhio, non è detto. Comunque dai ragazzi, la portiamo avanti la prossima volta. Dai, io non avevo visto che c'era il mercato nel mezzo, non ci avevo fatto caso. Pensavo di andarci diretto con il Napoli. Volevo fare come ultima partita al Napoli. E quindi niente ragazzi, dai. Allora, comunque sta andando abbastanza benino. Spero non mi salti la panchina a questo punto per le finanze, che potrebbe essere fattibile, perché ho visto che qualcuno è saltato per le finanze. E quindi, niente, prossima volta facciamo allora mercato, sperando di poter fare qualcosa, magari gli ultimi giorni per farvi vedere un po' quello che ho fatto. E poi ripartiamo subito con il Napoli e poi cerchiamo di mantenere la prima posizione che... Io non l'ho messo come obiettivo perché se poi, dato che questa è la prima stagione dell'allenatore, se te la bruci, poi dopo, secondo me, da disoccupato è un casino. Invece se punto basso, poi quel che succede, succede, sei sempre in linea. Quindi, poi dopo abbiamo il Napoli, il Lecce, il Foggia, che dovrebbe essere fattibile pure questi due, il Venezia, l'abbiamo già... No, forse non l'abbiamo già sconfitta, non me lo ricordo. Il Cittadella che è terza, se non mi sbaglio, seconda o terza, e poi abbiamo il Padova, un'altra volta. Ma scusa, abbiamo fatto qui il Padova un'altra volta, non ridare. Ma che è fatta apposta? Ah no, era il Perugia, scusa, mi sbagliavo io. E ora vedo il Perugia a tutte le parti io. Quindi queste dovrebbero essere tutte fattibili. Più o meno può essere un po' il Benevento, che forse può essere un po'. Poi sono tutte un po' anonime le partite, perché per esempio col Palermo hanno giocato bene, ma non giocano quasi mai così. Quindi bisogna un po' vedere. Ok, niente, ragazzi, dai, io vi ringrazio per la compagnia. Mi dispiace non aver giocato la partita con Napoli perché ci tenevo, lo facciamo la prossima volta. Ricordo che comunque la live su Twitch è dal lunedì al sabato di solito alle 5 e mezzo, poi sta settimana sono rimasto un po' fermo per via dell'influenza, e però avevo anche qualche impegno, quindi magari ogni tanto, se non proprio tutti i giorni, però insomma cercherò di essere puntuale. Poi vi ricordo che il giorno dopo verrà postata la live su YouTube alle 2, e più su YouTube c'è anche per il momento qualche gameplay, tipo anche quello di FIFA. E poi lo farò anche in live FIFA, sempre carriera, e poi anche quello di Satisfaction, che quello è solo gameplay perché live mi lagga, quindi lo porto solo in formato gameplay registrato.
Quindi niente ragazzi, dai, ci vediamo domani, grazie per la compagnia, ciao a tutti!